Buongiorno a tutti. Allora, è da un po' che non faccio un video mentre guido. Guido perché sto facendo dei giri per Lombardia ed Emilia Romagna, perché, grande novità, l'Alfa 90 è venduta a un buon prezzo, venduta comunque, e quindi sto cercando la sostituta. Ne volevo vedere 10, ma non ho tempo di vederne 10, poi a vederne troppe, poi insomma ci si confonde, si rimane troppo indecisi. Ho filtrato fino a lasciarne soltanto 4, che sono le 4 che sono tutte già provviste di certificato di rilevanza storica dell'ASI. Vediamo qua, ecco. Adesso cercherò l'entrata dell'autostrada. E quindi non so, ne ho viste 3, devo vederne una, non vi dico quali sono, lo saprete all'ultimo momento. Farò un video con la macchina nuova, con la macchina anni 90, vi dico gli anni, due sono del 94, una del 96 e una del 2000, dico solo questo, non dico nient'altro. Allora, mentre cerco l'entrata dell'autostrada, volevo fare un video. Sto motorino qua, dove vuole andare? Non ho capito. Allora, c'è stato un po' di rumore negli ultimi giorni sul caso 500 Abarth elettrica. mi viene quasi il male anche solo a pronunciare la parola. Era da qualche giorno che continuavano, che sulle mie pagine social continuavano a ripropormi questa 500 Abarth elettrica. Alla fine non ho resistito, ho visto due video in particolare di due personaggi che hanno una certa influenza nel settore. Il Master Pilot Epo Emiliano Perucorfei e Marchettino, in cui criticano fortemente questo progetto. Allora, io dico, se con tutta la propaganda che viene fatta sull'elettrico, persino allora, un giornalista, poi non so se è giornalista vero e proprio, comunque una persona che lavora per una testata automobilistica come Perucorfei, e uno che non è un giornalista ma comunque possiamo dire che sia un influencer nel settore come Marchettino, se persino loro non fanno tutta questa apologia della 500 Abarth, ma la criticano persino, vuol dire che insomma qualche piccolo segno di ribellione contro questo senso unico dell'elettrico comincia ad esserci. Anche perché un conto è se vuoi vendere delle auto cinesi elettriche con dei marchi nuovi che non conosceva nessuno, ma cioè, se tu fai la 500 Abarth, cioè la 500 Abarth è un prodotto che si rivolge a un pubblico di appassionati di motore termico, ok? Se tu fai la 500 Abarth elettrica, è come se un gruppo, è come se una band che fa musica rock, heavy metal, facesse uscire un album di musica neomelodica napoletana. È chiaro che i fan si ribellano, come si stanno ribellando i fan della 500 Abarth. Basta leggere i commenti sotto tutti i vari articoli che mi vengono riproposti su Facebook e sui social in generale. Non c'è un commento, non dico entusiasta, ma anche soltanto di interesse verso questo prodotto. Sono tutti tra lo scandalizzato e il derisorio, diciamo. Perché? Perché la gente queste macchine non le vuole, tantomeno se per farle si va a utilizzare i marchi e nomi di prodotti che si rivolgono a un target di appassionati di auto termiche. È come il cibo vegano, è come quello che ti fa la bistecca vegana o l'hamburger vegano, che però c'ha l'aspetto, il sapore della carne. Cioè, cerchi di fare una cosa che te ne ricordi un'altra, ma però non lo è. Cioè, agli appassionati queste cose non piacciono e non piaceranno mai. Ma perché? Ecco, la cosa che non dicono i vari Marchettino e Epo
io vado oltre. Perché succedono queste cose? Perché hanno fatto anche la Mustang elettrica, che poi non è una Mustang, è un SUV con alcuni accenni estetici della Mustang, vabbè. Perché hanno fatto la Lotus, il SUV, ecco, il SUV elettrico Lotus, cioè sarebbe come dire i Rammstein che si mettono a suonare un pezzo di Gigi D'Alessio, cioè non ha senso, ok? Ma perché succedono queste cose? Perché siamo arrivati a un punto dove ormai il management delle case automobilistiche non prende più decisioni in base a criteri economici e commerciali, come è sempre stato e come dovrebbe essere, ma prende decisioni in base a criteri puramente politici. È tutta politica. Ci sono delle direttive politiche, c'è un indirizzo politico che è quello che bisogna produrre e vendere solo ed esclusivamente auto elettriche, e chi non può permettersi l'auto elettrica, vediamo, c'ho il sole sparato nella GoPro, vabbè, adesso tra un po' giro che devo entrare nello sviluppo. Stavo dicendo, c'è un indirizzo politico, è chiaro, è quello che bisogna produrre solo e vendere solo auto elettriche, e chi non potrà permettersi di pagarsi un'auto elettrica pagandola uno sproposito, tra l'altro, andare a piedi o col monopattino o che mezzi pubblici. Questo è l'indirizzo politico e quelli ubbidiscono, punto. Ma sono decisioni ormai che sono completamente slegate da qualsiasi, ripeto, sono completamente slegate da qualsiasi logica di tipo commerciale o economico. Infatti le macchine elettriche, la stragrande maggioranza, sono dei flop, e la 500 elettrica è un flop annunciato perché non c'è nessuno a cui piace. Cioè, forse la venderanno a qualche flotta aziendale o a qualche influencer prezzolato, ma leggendo i commenti sui social non c'è uno, non ce n'è uno a cui piaccia questo progetto. È un flop annunciato. Ma evidentemente ai manager delle case automobilistiche non gliene frega niente, perché loro ormai non decidono più in base a considerazioni commerciali o economiche, ma solo ed esclusivamente in base alle direttive politiche a cui devono obbedire. Questo è il punto, questa è la mobilità del futuro, questo è il futuro sostenibile, come dicono. Contenti? Sì? Bene. Andremo tutti in giro con delle macchine vecchie di 50 anni riparate col fil di ferro, come fanno a Cuba, sotto un regime comunista. Infatti questo è quello a cui stiamo andando incontro, una specie di, quello che vogliono imporre è di fatto una specie di comunismo 2.0, in cui lo Stato, o in questo caso l'Unione Europea, ok, decide con che macchina devo andare in giro, decide, magari introdurranno anche, chissà, se ne comincia a parlare, un sistema di crediti CO2 per premiare, non riesco a mettere il telefono in una posizione, per premiare chi consuma meno CO2, magari aboliranno anche il contante, così ogni spesa che fai sarà legata a un consumo di CO2, e se qualcuno decide che ne consumi troppa, volevi prendere un aereo per andare a Sharm el Sheikh in vacanza, ops, non puoi prenderlo, devi prendere la corriera elettrica e andare a Diano Marina, capito? Ecco il futuro sostenibile che ci aspetta. Un comunismo 2.0, penso che sia una definizione calzante. Ho un po' di video nuovi in arrivo e un po' di novità. Ciao!